Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sai cos'è? Che la stampa di opposizione, da quando io ho fatto la cosa più normale del mondo, cioè incontrare la Presidente del Consiglio e dirgli questa manovra non ci piace, ti facciamo delle proposte alternative, che è il lavoro dell'opposizione, ha incominciato a scrivere che questa costruiva la stampella del governo. Ma l'ha detto pure Letta, veramente, in un'intervista. L'ha detto tutta la sinistra. E questa cosa qua ti dimostra che siamo un paese profondamente malato, perché non c'è mai il merito delle cose che uno ha detto, no? Ma c'è una questione che è sempre dove ti posizioni. E se c'è qualcuno che a Palazzo Chigi non è della tua parte, quello è il nemico, non è l'avversario, non ci devi neanche parlare. Però lei, siete voi che avete detto in campagna elettorale, volevate svuotare Forza Italia. Uno fa 2 più 2, 4, Forza Italia, Forza Italia la stiamo già svuotando, ma non vuol dire andare al governo prendere con la Meloni. Prendere il posto di Forza Italia. È una cosa molto diversa, vuol dire cercare per la prima volta in Italia di avere un centro riformista dove persone che sono state divise da questo bipolarismo sempre più estremo si ritrovino insieme, come Matteo Richetti e Mara Carfagna, a lavorare insieme sulle cose. Perché quando tu analizzi le cose nel loro dettaglio, i provvedimenti che devi prendere, vedi che le distanze sono molto più brevi, diciamo. È tutta una guerra di rumore quella che lei sente in Italia. Sono 30 anni e mentre facevano questa guerra del rumore, l'Italia è diventato uno dei fanalini di coda in quasi tutte le cose che contano. La guerra di rumore. Nel frattempo Renzi...